10 motivi per cui il vostro rito non ha funzionato. Ciao a tutti, sono Alex Peverada, mi occupo di sciamanesimo e tecniche esoteriche e spirituali. E oggi vorrei prendere in esame con voi i 10 motivi che io ho identificato per i quali un rito non funziona. Parlo sia di un rito sciamanico, sia di un rito magico, sia di un rito esoterico o come preferite chiamarlo. Molto spesso le persone si lamentano sui social o si lamentano magari direttamente con me parlando delle loro confidenze, delle loro esperienze personali, dicendo il rito non ha funzionato. Ho commissionato questo rito, oppure ho svolto questo rito, ma non ha portato i risultati desiderati. Perché accade questo? La prima cosa da tenere in considerazione è a chi vi siete rivolti. Vi siete rivolti a un professionista, a un amico o a voi stessi? Questo cambia già drasticamente il potenziale di risultato. La seconda cosa, la seconda domanda che vi pongo è cosa avete chiesto? E quindi inevitabilmente le vostre aspettative. Avete chiesto qualcosa di, fra virgolette, lecito, di possibile o qualcosa di impossibile? Avete chiesto che la vostra bacchetta magica lanciasse fulmini in stile Harry Potter? Oppure avete chiesto, per esempio, che vi fosse una forzatura profonda nell'universo, tipo che la persona che voi desiderate risponda del vostro amore quando fino al giorno prima non aveva accettato le vostre avance. Capite che in base a quello che richiedete, quindi a quanto è lontano da uno stato di realtà, il risultato cambia. Se io chiedo 100 è un conto, se io chiedo 10 è un altro. La terza domanda che potete porvi è perché avete chiesto un rito? Cosa c'era dietro? Qual era l'intento, qual era l'intenzione, qual era la volontà, cosa volevate ottenere e perché l'avete fatto. Perché c'è una grande differenza. Se io chiedo qualcosa che va in direzione positiva, cioè l'universo considera che sia positiva, tipo io chiedo abbondanza, io chiedo guarigione, io chiedo amplificazione di un mio talento, può esserci una più facile risposta. Se io vado in una direzione invece molto egocentrica ed egoista, non è proprio così facile ottenere una risposta da parte dell'universo. La quarta domanda che potete porvi è: avete potere magico? O la persona a cui avete commissionato il rito ha potere magico? Come fai a sapere se hai potere magico? L'esperienza te lo conferma. Quanti riti hai fatto, quante pratiche hai fatto, sai, in base a quanto sono riuscite, quanto potere magico custodisci in te o custodisce la persona che ha lavorato per te. Quinta domanda: come hai strutturato il rito? Come avete strutturato questo rito o come l'ha strutturato il rito la persona che ha lavorato per voi? Spesso su Facebook o su internet si trovano riti molto semplici, semplicistici, costituiti da una candela, un po' di sale e una formula preconfezionata. Questo rito così semplice, così poco personalizzato, così forse anche poco sentito e un po' standardizzato, può produrre pochi risultati, perché un rito funziona in misura anche dell'energia che avete immesso in esso. Questo non significa che un rito complicato o un rito complesso sia di per sé per forza funzionante, ma anche un rito troppo semplice o semplicistico non è detto che funzioni, anzi è più probabile che non funzioni. La prossima domanda che potete porvi è: avete usato il vostro potere magico? Avete svolto il rito credendoci, utilizzando le vostre risorse? Perché un conto è avere tanto potere magico o non averlo. Un altro è utilizzare questo potenziale in questo specifico rito.
la settima domanda che potete porvi è: la situazione dipende da voi o non dipende da voi? Perché se volete influenzare una situazione che dipende almeno in parte o in buona parte da voi, è un conto. Se volete influenzare una situazione che non dipende da voi o in buona parte non dipende da voi, è un altro. Se ad esempio volete cercare abbondanza e lavoro, questa situazione dipende molto da voi, ma dovete sostenerla, inviare curriculum, candidarvi, porre domande, cercare lavoro attivamente. La situazione non dipende da voi, ad esempio, volete che una persona risponda in una maniera specifica alle vostre intenzioni, quindi voi siete innamorati di una donna, ma lei non ne vuole sapere di voi, bene, in questo caso la situazione dipende molto dall'altra parte e quindi la probabilità di riuscita del rito è molto più bassa, perché è fuori dalla vostra sfera di influenza. Non solo, poi c'è l'aspetto di violazione del libero arbitrio e l'aspetto poco corretto etico, e di questo magari se ne può parlare meglio dopo che avete visto il video mio sul fatture contro fatture e sui legamenti di amore. Due video diversi che vi consiglio di andare a vedere. Quindi chiedetevi sempre: quanto dipende da me la situazione di questo rito? Altra domanda che vi siete posti o che potete porvi: quanta esperienza ho o quanta esperienza ha la persona che ha lavorato per me? 10 riti, 100 riti, 1000 riti? Più esperienza c'è alle spalle, più garanzia di comprendere i risultati, osservare i risultati e portare i risultati. Penultima domanda: non c'è potere al di sopra di voi? A chi avete portato la vostra richiesta? E non parlo di operatore magico, spirituale, sciamanico. Parlo proprio a quale entità avete portato la vostra richiesta. Se io effettuo un rito di guarigione e chiedo aiuto all'universo, o non chiedo aiuto all'universo, ma semplicemente metto l'intento, è ben diverso che se io mi rivolgo a un'entità specifica. A chi ho chiesto aiuto per questo rito? A un angelo? A una divinità? A un'entità demoniaca? A un antenato? Al mio animale di potere? Diverso è il mio interlocutore, il suo potere, la sua energia affine o meno alla richiesta, maggiore è la possibilità di una risposta qualitativa, quantitativa, differente. Se io invece pongo un rito così, di guarigione, di richiesta, e non specifico, non chiedo, non onoro l'interlocutore che mi può aiutare, è più improbabile che io ottenga un feedback, una risposta, un risultato. E qui ci sarebbe anche da chiedersi: che rapporto ho io con questa entità? Culto ai miei antenati? Culto alla divinità Giove, Venere o qualsiasi essa sia? Culto a questo angelo? Quanti riti ho già fatto verso questa direzione, quindi coinvolgendo questa entità? È ovvio che se io faccio 100 riti a Giove o ne ho fatto uno, la benevolenza che ricevo da questa entità ente è ben diversa. Chiaro? L'ultima domanda che potete porvi è: ho decodificato correttamente i segnali dall'universo in relazione al rito? Segnali che possono essere una telefonata di un caro, un'espressione all'interno del rito stesso, quindi come hanno bruciato le candele, un oggetto che ho trovato il giorno dopo, un altro segnale dall'universo. Faccio un rito di abbondanza, una richiesta di abbondanza, e il giorno dopo trovo 10 euro. Quali erano le mie aspettative? Magari mi aspettavo che mi proponessero un lavoro nuovo, un avanzamento di carriera, e non noto invece quel piccolo segnale delle 10 euro trovate per strada. Molto sta anche nelle nostre aspettative. Magari aspettiamo solo grandi segnali e invece arrivano piccoli segnali, o il contrario. Quindi state ben in attesa e in osservazione dei segnali dell'universo, perché questi ci dicono in che direzione è andato il rito. Bene, queste sono le domande
che bisognerebbe sempre porsi, in generale nei confronti di un rito, ma in particolare nei confronti dei riti che non ci sembra abbiano funzionato. Troppe aspettative, non abbastanza esperienza, poco potere magico, poca fiducia e via dicendo. Sono tanti motivi per cui un rito non ha funzionato. Come notate, ho tralasciato un aspetto che alcuni considerano importante, ma io considero ininfluente ai fini dell'esecuzione di un rito: la segretezza. Molti dicono che un rito, nella sua strutturazione e nella sua esecuzione, debba rimanere segreto perché sia funzionante. Per me non è così. Se descrivo il rito, se lo do a un'altra persona, oppure se ne descrivo il risultato, funziona comunque, se deve funzionare, cioè se rispetta le altre caratteristiche. Per me la segretezza non è un ingrediente che inficia o non inficia il risultato di un rito. Questo sulla base della mia esperienza. Spero che il video vi sia piaciuto, che abbia stimolato in voi domande, come sempre più che risposte, e vi invito a seguire il mio canale YouTube Lux Nova, cliccare la campanellina per le notifiche, seguire la pagina Facebook Lux Nova e quella Alex Peverada, e seguire sempre il sito www.lux-nova.it per eventi, aggiornamenti e nuove informazioni. Commentate, scrivetemi e raccontatemi le vostre esperienze di rito, oppure se avete identificato altri motivi per cui un rito ha funzionato o non ha funzionato. Ovviamente la mia non è una pretesa di avere tutte le risposte, tutte le domande. Grazie per l'ascolto. Buoni riti, qualsiasi essi siano.